collaborazione con sportoutdoorviaggi.it. Marco GFN Gibellato. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport, alla nautica e al turismo. Siamo in onda con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito Sportador.tv, ora anche con i vostri digitali device, telefonino, personal computer con l'applicazione Sportador.tv sulle smart TV di ultima generazione. Poi siamo in onda anche su tutti i più importanti social media, Dailymotion, YouTube e Facebook. In questa puntata parliamo di nautica, vediamo le grandi novità di questo 2019 e le anticipazioni del 2020. Ci aspetta quindi una bellissima puntata, mi raccomando, navigate con noi. Honda è stata fondata nel 1948, è il primo costruttore di veicoli al mondo, produce motociclette, scooter, automobili, motori fuoribordo, prodotti garden, agri, industri e aeroplani per trasporto privato, con l'obiettivo di fornire prodotti di elevate qualità ad un prezzo accessibile, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia per continuare ad essere un'azienda al passo coi tempi. Honda, il famoso colosso motoristico giapponese, è leader nel mondo delle due e delle quattro ruote, ma una divisione Marine, Honda Marine, di cui è leader, ne parliamo con due tester importanti, il dealer Giovanni Micheli della Lombardia e l'esperto di ride nautici Giovanni Bracco. Quest'anno diciamo è andata molto bene, le vendite sono state importanti rispetto anche alla passata stagione, abbiamo avuto un buon livello. E poi quest'anno abbiamo fatto anche un ride con un motore nostro, un BF100, un ride sulla distanza per testare diciamo i motori. Tra questo è stato testato un nuovo BF250 con Giovanni Bracco, in più abbiamo fatto un ride nel ride con un BF100, quindi diciamo, abbiamo utilizzato due motori, tra cui i due motori tra quelli più venduti del segmento, e abbiamo fatto questa navigazione a lungo raggio, dove la prima parte è stata da Genova fino alla Sicilia col BF250 e un gommone di 7 metri, mentre dalla Sicilia siamo partiti con un gommone di 5,70 m e un 100 cavalli e siamo andati in Tunisia. Quest'anno ho utilizzato due motori diversi, un 100 cavalli e un 250. Ottimi motori, affidabilità assoluta. Ho usato di più il 250 cavalli, che è un new model, che veramente ha ribaltato la qualità di molto, ha alzato l'asticella di molto nel suo range. Tu sei appassionato a fare queste imprese, raccontacene qualcuno. Beh, diciamo che ho cominciato nel 1993, quella più eclatante è stata nel 2001, ho fatto una tappa dalle Isole Azzorre a Lisbona di 800 miglia con un gommone di 7,40 m, con un solo motore da 150 cavalli, 1500 litri di benzina a bordo e sono arrivato vivo. E quest'anno dalla Liguria, da Genova fino in Tunisia? Genova in tre tappe con un gommone di 7 metri semigabinato, sono arrivato a Trapani, quindi ho fatto una media di 170-180 miglia al giorno. Poi dalla zona di Ragusa siamo partiti con un secondo gommone più piccolo, un Focke 570, con l'amico Giovanni Micheli. Abbiamo fatto Malta, Linosa, Monastir, Tunisia, Pantelleria, Porto Empedocle e Ragusa. Le grandi novità 2019 per Honda Marine sono le nuove colorazioni White e Sporty White disponibili su tutta la gamma dei fuoribordo V6, la gamma V6 Drive by White,
il comando joystick Optimus per la gamma V6, l'ampliamento della gamma 4xC Design dei cantieri Ranieri International e l'introduzione della line-up gommoni Highfield in esclusiva per Honda Marine. Nel 2020 c'è tutta la serie dei V6 nuovi che sono stati presentati l'anno scorso in versione white e in più sono stati implementati col modello con il comando elettronico ufficiale. Honda ha la propria sede principale a Tokyo, in Giappone. Qui fanno capo 70 fabbriche in 27 paesi e oltre 180.000 dipendenti per la soddisfazione di 28 milioni di clienti ogni anno. In Italia Honda è presente in viale commerciale di Roma e lo stabilimento produttivo di Atessa Chieti. Honda investe in ricerca e sviluppo oltre il 5% del proprio fatturato globale, perseguendo i più alti standard di sicurezza passiva, attiva e formazione, al fine di assicurare il benessere dei clienti e della società. L'impegno di Honda per la salvaguardia dell'ambiente prevede la riduzione delle emissioni di CO2 del 30% entro il 2020. L'idea è, questa primavera, di provare su un motore di media potenza, quindi un Honda 100 cavalli, questi nuovi additivi all'idrogeno, per vedere di quanto si può abbassare i consumi e di quanto si eleva la potenza. Sarà un ride a medio raggio proprio per una prova, probabilmente si partirà da Genova e il giro di boa sarà a Lipari. Importanti le novità del 2019 e previste per la stagione futura del 2020, che hanno lo scopo di incontrare le esigenze dei clienti Honda Marine, sia in termini di stile che di tecnologia, di consolidare la tendenza positiva della stagione che si sta concludendo e di offrire una gamma di soluzioni per la nautica che sia sempre più completa e di qualità. Honda è nata nel 1948 in Giappone, dispone di 70 fabbriche in 72 paesi, con 180.000 dipendenti, è leader nel mondo delle due e delle quattro ruote e anche nella nautica offre una gamma motori dai 2 ai 250 cavalli. I motori, diciamo, i più venduti, ovviamente oltre a 40-60, noi vendiamo, i modelli più venduti sono il 100, il 150 e il 250, sono i modelli, più tutta la serie dei piccoli, anche perché ci sono molti pescatori, gente che lo usa molto per lavoro, abbiamo noleggi, attività di pesca, e sono motori molto robusti che per il lavoro vengono scelti. Nel 2019 Honda ha siglato una partnership importante con la Federazione Italiana Motonautica e ha il proprio campionato Honda Offshore per tutte le tappe italiane, il campionato italiano offshore San Felice del Circeo ad aprile, a seguire Cariati a luglio, a Ragusa a ottobre e a novembre con la mitica 100 miglia dell'Ario. Parlando di nautica non si può non parlare di abbigliamento nautico, scopriamo le novità di questa stagione di due importanti marchi, la storica Alliance e la nuova Toyo. I numeri Alliance in questa stagione sono ottimi, nel senso che negli ultimi 2-3 anni siamo decisamente cresciuti a livello di fatturato, distribuzione, tutti gli aspetti. In più anche un'integrazione con un'altra azienda, sempre della nautica, ci ha portato dei grossi vantaggi a livello distributivo. Le novità della stagione sono le varie partnership che abbiamo, che ci permettono di sviluppare delle collezioni dedicate nel mondo della nautica, quelle con i team di Coppa America, American Magic, che abbiamo in anteprima qui al Salone, e per il mondo degli outdoor sci, tutte le collaborazioni con le squadre di Coppa del Mondo che ci stanno dando impressionante visibilità. Perché gli Hansen, credo a livello mondiale, non abbia un competitors nel senso di essere un leader nel settore nautico e un leader del mondo montagna neve. Tutte le altre aziende che hanno un importante posizionamento su queste due categorie fanno quello e si fermano lì, e Eli Hansen le fa entrambe, e in più Eli Hansen sviluppa questa duplicità anche nell'ambiente sportivo lavoro, nel senso che non esiste un'azienda che fa prodotto workwear, quindi professionale per lavoratori, al quale abbina una linea sportiva di successo come ha.
e il connubio di queste due cose ci permette anche di sviluppare un terzo concetto, che è quello prettamente professionale, in cui c'è gente che non ha bisogno di un prodotto certificato del mondo del lavoro, ma ha bisogno di determinate caratteristiche del prodotto del mondo del lavoro abbinato con un look, un fit dell'abbigliamento sportivo. La tecnicità dei nostri capi deriva dalle partnership che abbiamo, nel senso che, faccio un esempio in ambiente nautico, visto che siamo al salone, è la collezione offshore che noi andiamo a, offshore oceanico che andiamo a realizzare, è quella che deriva dai 3 anni di sviluppo portati avanti con un team della Volvo Ocean Race come è stato Mafre. E questo ci permette di avere un know-how che in pochi hanno, un livello di informazioni e suggerimenti che pochi hanno, e con questi team noi siamo in contatto costantemente, nel senso che in una Volvo Ocean Race a ogni stopover abbiamo una parte del team aziendale che è presente per ricevere quelle che sono le informazioni, adattare il prodotto per le tappe successive e quant'altro. Toyo è una marca nuova, l'ex proprietario della SLAM ha deciso di aprire l'anno scorso il nuovo marchio, principalmente di abbigliamento tecnico, quindi nautico. L'anno nuovo devo dire che sta andando abbastanza bene, i ricavi iniziano ad esserci, però appunto è un marchio ancora nuovo, quindi ancora in espansione. Quali sono i modelli di punta di Toyo? Sicuramente le scarpe sono fatte a mano e quindi assolutamente una produzione d'eccellenza nel campo della nautica. E le nuove giacche in Primaloft, un materiale molto interessante che mantiene la temperatura corporea ed è leggerissimo, pesa solo 80 grammi, quindi un materiale assolutamente nuovo e interessante nel campo della vela. Altrimenti la versione in gilet, antivento. Quali sono le caratteristiche più apprezzate? Sicuramente la comodità, le scarpe da vela sono comodissime. C'è gente che ci va addirittura ai concerti dei miei amici, quindi d'inverno, d'estate. Poi i colori anche sono molto moderni, il color ghiaccio è quello che va di più. sportoutdoorviaggi.it. L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Salice, fatti di sport. Toyo, adrenaline addicted. Osis Technology, nei nostri tubi scorre passione. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, continueremo a parlare di nautica nella seconda parte di Sportador.tv, subito dopo l'interruzione pubblicitaria. A tra poco, non toccate il telecomando. Con Osis Technology, sportoutdoorviaggi.it, Marco.